Apertura di una holding italiana per gestire il proprio business, diciamo estero, ok? Quindi qual è la struttura che andiamo a commentare oggi? La struttura che andiamo a commentare oggi è quella in cui tu, imprenditore, rimani in Italia, ti apri una holding in Italia, tendenzialmente, diciamo classicamente una SRL. Una holding finanziaria pura, quindi una holding che gestisca soltanto partecipazione e che non abbia nessun tipo di attività commerciale, poi ti apri una società all'estero controllata da questa holding italiana. Quindi ci sei tu, c'è la tua bella holding italiana, tutti e due evidentemente all'interno del territorio italiano, tu non trasferisci la tua residenza fiscale ma rimani comodamente seduto a casa tua, e poi c'è una società trading operativa sotto la società holding italiana che viene aperta, diciamo, in un paese dell'Unione Europea. Tendenzialmente a bassa tassazione, perché diciamo che se sto applicando questo schema lo faccio per ottenere un risparmio di imposta. Ora, si dice, ma in realtà è vero, che se diciamo, questo tipo di struttura può portare la tua tassazione dal 43% all'1,2%. Qual è l'iter logico che si segue nella ricostruzione, nell'abbassamento di questa percentuale, diciamo, del tutto assolutamente significativo? Il 43% è l'aliquota marginale IRPEF, quindi si parte dal presupposto che tu guadagni oltre 50.000 euro e quindi la tua tassazione personale in Italia, se non la fai per il tramite di una società, ma per il tramite di una ditta individuale, per esempio il regime ordinario, allora la tua tassazione per scaglioni IRPEF sopra 50.000 euro è del 43%. E quindi ti dice questa, ti dicono, questa è la tua attuale tassazione, puoi arrivare all'1,2%. Come? Applicando quella struttura che abbiamo appena discusso, cioè tu ti apri la tua SRL holding finanziaria pura in Italia che detiene una partecipazione al 100% di una controllata estera che svolge il tuo business, evidentemente, che invece fino a questo momento lo svolgevi tu tramite la tua ditta individuale in Italia. Quindi, come funziona la giostra? La società trading, tendenzialmente, che è quella operativa, quella che fa business, quella che colleziona gli utili, distribuisce il dividendo non a te, persona fisica, ma alla tua società holding pura. Perché? Perché in questo modo, se la società trading che è aperto all'estero si trova all'interno dell'Unione Europea, all'interno di uno dei paesi dell'Unione Europea, tendenzialmente, se ne ricorrono i requisiti, quando distribuisci il dividendo, ai sensi della direttiva madre-figlia, Parent Company Directive, non esiste, non si applica nessun tipo di ritenuta di cosiddetta withholding tax, quindi il dividendo arriva bello pulito in Italia. In più, in Italia, la holding italiana applica una cosa che si chiama PEX, Participation Exemption Regime, e cioè, i dividendi in entrata sono esclusi da tassazione al 95%, ossia fai conto che la tua trading estera distribuisce un dividendo di 100. Questo 100 entra nella tua holding italiana pulito pulito e la base imponibile di questo 100 diventa 5, cioè escluso da tassazione al 95%, cioè di 195 non rientro nella tassazione per quanto riguarda la holding pura, ma si tassa soltanto il 5, cioè il 5%. L'aliquota IRES nominale attualmente in vigore, 2019, è del 24%. Se tu fai 24 sul 5% ottieni l'1,2%. E quindi hai visto come sei passato dal 43%, che era l'ipotesi in cui facevi la tua attività tramite una ditta individuale, guadagni più di 50.000 euro in Italia, a pagare l'1,2%. Quindi società estera che distribuisce il dividendo e si arriva appunto alla tassazione dell'1,2%. Ora, per quanto insomma sia una struttura obiettivamente interessante, che a determinate condizioni abbia un minimo senso di validità, la mia personale opinione è che, da un punto di vista di impresa, se non ce ne, di business, se non ce ne sono se non c'è sostanza economica, cioè se è un puro artificio fiscale per evidentemente risparmiare sulle imposte, la struttura non sta assolutamente in piedi, ma ti espone a un rischio fiscale assolutamente considerevole. Quindi quello che può sembrare interessante, in realtà racchiude numerosissime insidie e problematiche, lo ripeto, in assenza di sostanza economica, perché è chiaro che se il tuo obiettivo è obiettivamente, effettivamente, quello di aggredire quote di mercati esteri, cioè non italiani, e allora è una struttura che obiettivamente può e deve essere valutata. Se però il tuo obiettivo,
chiedo scusa, è quello di rimanere in Italia e continuare ad aggredire il mercato italiano per il tramite di una holding italiana e di una trading estera, ecco, e allora si tratta di un castello di carte che non ha altro l'effetto che di cadere, di sfasciarsi su se stesso in caso di accertamento. Una holding italiana è una cosa che prenderei in considerazione, per esempio, per una protezione patrimoniale o per un passaggio generazionale, ma non una pianificazione fiscale del genere. Ci sono una serie di problematiche, una serie di normative antiabuso che chiaramente l'Italia, in quanto paese OCSE, non solo applica, ma vi ricordo che è anche una delle amministrazioni fiscali barra finanziarie più aggressive del mondo, non solo d'Europa, probabilmente siamo secondi solo alla Corea da questo punto di vista. La Corea non scherza, ve lo posso assicurare. Tornando all'Italia, comunque esiste una serie di normative anti-abuso, quindi abbiamo il solito problema dell'estero di cessione, che sicuramente non risolviamo con un amministratore fantoccio. Numero due, abbiamo un problema di CFC, che probabilmente se il paese, diciamo, se la giurisdizione all'interno del quale incorporiamo la società trading è un paese dell'Unione Europea, probabilmente riusciamo a scappottare, anche perché esiste un requisito, lo dice l'articolo 167 del testo unico, tale per cui la CFC si applica soltanto se un terzo del reddito percepito dalla trading company è un passive income. Non entriamo nei dettagli, comunque diciamo che scappottiamo la CFC. Ci rimane una problematica di regimi speciali, e quindi dobbiamo cercare di capire se la giurisdizione all'interno della quale abbiamo incorporato la trading non rientra in uno di questi regimi speciali, che sono per così dire i regimi visti di non di buon occhio, e che automaticamente farebbe cadere la distribuzione del dividendo, come dire, farebbe cadere il beneficio dell'Apex, no? Quel beneficio per cui il dividendo in entrata è tassato solo al 5%, solo sul 5% della base imponibile. Se la trading ricadesse invece in uno di questi regimi speciali, ci sarebbe una problematica di dividendo cosiddetto blacklist, per cui verrebbe tassato al 100% e non al 95%. Ok? Pochi minuti, siamo 7-8 minuti di video in cui sono riuscito, spero di essere riuscito a far passare questo messaggio, diciamo, della pericolosità di una struttura del genere, che può essere genuina, ci sono casi in cui è possibile perpetrarla, però bisogna quantomeno scartare come minimo quelle poche cose che mi sono venute in mente in questo momento, ma ce ne sono senza dubbio anche delle altre, poi dipende da caso specifico a caso specifico. Una holding può essere, lo ripeto, una strategia di pianificazione assolutamente interessante, assolutamente valida, lo ripeto, soprattutto in caso di protezione patrimoniale, soprattutto in caso di successo di successione generazionale, meno in caso di pianificazione fiscale aggressiva. Non ci dimentichiamo che appunto potrebbe ricadere in un caso di pianificazione fiscale aggressiva che è combattuto dall'Italia, dall'OCSE, dalla Commissione Europea, chi più ne ha e più ne metta, e che appunto siamo un paese appartenente all'OCSE che applica una serie di misure di contrasto all'evasione sempre di più, perché la tendenza evidentemente è questa, non è quella di diminuirle ma è quella di aumentarle, che rende estremamente complessa ed estremamente rischiosa la pianificazione fiscale. Quindi anche quello che vi può sembrare un vantaggio immediatamente fruibile potrebbe nascondere una serie di insidie da non sottovalutare nella maniera più assoluta.